diciamo un po'. Gioco da cavolo. Paolo Fortunati, PSA Rally, come sta andando questa 48esima edizione del Vallo Solane? Hanno verificato tutti, stanno facendo lo shakedown? Sì, no, non hanno ancora finito le verifiche, ma dovrebbero verificare penso quasi tutti, probabilmente se manca un pilota solo per problemi tecnici, penso. Previsione del tempo? Previsioni, non lo so, adesso si è alzata questa arietta qua, vediamo che cosa porta, per adesso bello, speriamo, però sai, il Valli un po' di acqua l'ha sempre presa. Senti, i numeri della tua organizzazione, quanti commissari, quanta gente siete per riuscire a far andare questa macchina? Allora, tu fai conto che lungo la strada ho 245 uomini, tutti ufficiali di gara, e poi ogni prova ci sono 8 cronometristi, 5 secondo la lunghezza della prova e 5-6 radioamatori, e poi vabbè, tutto il servizio sanitario, tecnico, così, cioè un movimento di circa 480-500 persone. Senti, quanti sono i piloti che si possono giocare la vittoria? Ma questa è una domanda che mi hanno già fatto in diversi, Bocchio, Margaroli, sarà una bella lotta, secondo me si potrebbe inserire con la Subaru Riccardi con questa nuova R4, questa nuova categoria che veramente ha sliberalizzato parecchio questo tipo di vetture e stanno facendo delle prestazioni non indifferenti. Senti, da tantissimi anni a questa parte, per quest'anno purtroppo non c'è più uno dei classici, degli storici piloti ossolani, che è l'Adriano De Cè, che era l'Adriano De Cè. Purtroppo l'abbiamo perso, è un mito che abbiamo perso, e purtroppo sai, la vita è questa, ci avviciniamo tutti a una certa età, Adriano non era così vecchio per lasciarci, però purtroppo è la vita.